Hai acquistato un servizio fatturazione elettronica di Aruba? Per usare il pannello, la prima cosa che dovrai fare è cambiare la password temporanea che hai ricevuto per email. Vediamo come. Concluso l'ordine del servizio, riceverai una email di conferma attivazione fatturazione elettronica dove potrai visionare il tuo username e una password temporanea. Clicca sul pulsante e accedi al pannello presente nella comunicazione. Negli omonimi campi, digita lo username e la password temporanea presente nella comunicazione. Se li copi e li incolli, controlla di non aver inserito eventuali spazi vuoti prima o dopo i valori, poiché sono riconosciuti dal sistema come carattere errato. Vai su Accedi. Ti collegherai alla pagina Reset Password. Su Vecchia password, digita la password temporanea ricevuta per email. Quindi inserisci la nuova password e confermala nel campo Ripeti password. Deve rispettare i criteri di sicurezza indicati nella schermata. Se ogni criterio è rispettato, visualizzerai una spunta verde in corrispondenza degli stessi, altrimenti resteranno neri. Procedi cliccando su Salva e prosegui. Ci siamo! Clicca su Accedi e alla pagina di login del pannello di fatturazione elettronica inserisci lo username e la nuova password creata. Ti sarà richiesto di eseguire la configurazione del pannello. Per farlo, guarda la videoguida dedicata alla prima configurazione.